contento, il giorno di ritorno abbiamo fatto 6 partite, 5 vittorie, sicché cominciano a essere numeri importanti. È anche vero che con questa squadra qui, messa in questa maniera, con questi uomini qui, all'inizio del campionato, probabilmente c'era da aspettarsi che potevamo lottare in un girone così equilibrato in questa maniera. Sono felice per la vittoria, io avevo detto che questa era un po' la partita delle spartiacque per lo Scandicci, se riuscivamo a vincere questa ci si poteva permettere anche di fare un campionato con qualche altra ambizione, soddisfazione in più. Abbiamo 32 punti, manca 11 partiti alla fine, vediamo quello che sappiamo fare da qui in avanti. Ed ora sotto con il Casa Castalda, perché domenica è una partita molto importante per voi. Sì, no, quello per noi era importante vincere oggi, mandare un'altra pretendente in questo momento della classifica a 6 punti come il Lanciotto. Domenica, avendo vinto oggi, ce la giochiamo senza tanti problemi con il Casa Castalda. Come vi ho detto prima, vediamo quello che si sarà capace di fare, anche se credo che per il Casa Castalda non sarà una domenica facile. Sì, un pareggio che mi sembrava anche meritato, visto insomma quello che era successo nei 90 minuti. Purtroppo siamo qui a recriminare un altro risultato perso su una disattenzione che nei minuti finali ci capita spesso. E niente, c'è solo alla squadra, a parte questa disattenzione finale, posso recriminare poco, perché siamo venuti qui contro una squadra che è in grande forma a fare la partita, l'abbiamo per lunghi tratti anche fatta, abbiamo avuto delle occasioni non sfruttate, poi alla fine è arrivata questa ingenuità. Niente, c'è da ripartire, tenendo presente che la salvezza è ancora a 3 punti, e niente, continuare. E domenica prossima ci avete il Sant'Epolcro, quindi una partita piuttosto brutta. Ma ora nel giorno di ritorno le partite sono tutte brutte, perché i punti sono punti pesanti, insomma. Però niente, da una parte mi conforta la prestazione della squadra, che nonostante la sconfitta c'è stata. Per cui niente, crediamoci ancora e andiamo avanti così. No, siamo stati meno brillanti, ci può stare. Ho di fronte, secondo me, un cliente difficile, perché insomma, a parte il centravanti, poi hanno giocato tutti sotto la linea palla. Noi forse in casa ancora soffriamo alcune cose anche a livello psicologico, magari era importante. E a un certo punto insomma hanno avuto anche delle occasioni e niente, siamo stati forse anche da un punto di vista così psicofisico qualcosina ci è un po' mancato, però insomma certe partite le abbiamo anche perse così, prendiamo questo pareggio che non è ottimale, però insomma se abbiamo ancora 11 partite cerchiamo di far sì che abbia un valore andando a prendere dei punti da altre parti. L'importante è non perdere, poi vediamo un po' quello che succede, cercando magari anche di recuperare infortunati e squalificati, ma ne avremo ancora, perché insomma anche con la partita di oggi si vanno a maturare delle squalifiche. Niente, guardiamo avanti con fiducia. Una citazione credo per questo Class 93 Rizzato, un bellissimo intervento nel primo tempo Bazzo e poi questa paratona su Chiarini, la palla per noi dalla tribuna era dentro, nel senso che l'ha parata molto bene. Sì, pensare che questo ragazzo che venerdì si è fatto male, ha una lussazione al dito, che abbiamo messo una toppa a quello, ieri sera aveva la febbre a 38, quindi anche diciamo che sotto questo aspetto l'altro portiere è malato. Quindi sotto questo aspetto è stato molto bravo, anche perché ha avuto la prontezza di spirito, non essendo al 100%, però di essere pronto nei momenti che è stato chiamato. Mister Andrea Benedetti, 1-0 a Camaiore, forse gli manca qualcosa perché il portiere loro è stato migliore in campo. Sì, non ho rimproveri da fare alla squadra, mi ha fatto una buona partita, ci è mancato solo il gol, forse dovevamo essere un po' più cattivi sotto porta nel concretizzare certe situazioni, però ecco, non posso imputare niente alla squadra, perché comunque è stata una partita dove abbiamo concesso poco, dove abbiamo sempre tenuto molto bene il campo e abbiamo creato occasioni sia nel primo tempo con 2 conclusioni di Ricci e Drudi, e anche quella situazione di Cosa che non è riuscito a schiacciare bene la palla,
però ecco, è stata una buona prestazione, ci prendiamo questo punto che per noi è importante perché ci permette di muovere sempre la classifica. Sapevamo che era una partita difficile perché trovavamo una squadra in salute che veniva da un ottimo risultato a Pistoia, però ecco, la mia squadra penso che abbia fatto bene, ci è mancata solo forse un po' di cattiveria sotto porta nell'essere più concreti quando ci sono presentate le occasioni, ecco, però comunque va bene così, ecco, dobbiamo continuare su questa strada e pensare a fare i punti da domenica prossima. Purtroppo siamo partiti tardi e è sempre stata una rincorsa, da quando ho preso io la squadra siamo costretti sempre a rincorrere e non è facile perché ogni partita giochiamo con l'acqua alla gola, con l'obbligo di fare punti e a livello soprattutto psicologico non è facile. Credo che la vittoria sia meritata. E poi la cosa che mi dà dispiacere dire è che c'è un clima che non mi piace, è già un po' di tempo che questa cosa la sto avvertendo, oggi è stata palese perché ci sono state delle situazioni e delle decisioni assurde, prese non so per quale motivo, però erano chiaramente per metterci in difficoltà. Quindi è bene parlarne perché quando si parla degli errori nostri siamo abituati a parlarne e quando ci sono delle situazioni non chiare mi sembra altrettanto giusto dirle. Ti riferisce a qualcosa in particolare o nel complesso? Cioè al rigore per esempio, l'espulsione di Garrafone? È la punta dell'iceberg. Abbiamo iniziato la partita, due falli innocui a metà campo, abbiamo avuto due ammonizioni subito. E questo ti condiziona. E poi vabbè, il rigore secondo me l'ha preso nettamente in faccia. L'ultimo calcio d'angolo era a favore nostro, è stato dato un calcio d'angolo. L'espulsione di Garrafone perché continuava a dire non l'ho toccata io, è stato buttato fuori. Sembra, cioè cose che palesemente per mettere in difficoltà una squadra. Ora io capisco che siamo anche una piccola realtà, che non abbiamo un campo nostro, non abbiamo una tifoseria, non abbiamo tutto, ma questo non giustifica tutto questo. Sì, una partita molto combattuta, anche se tecnicamente forse non è eccelsa, però è stata diciamo divertente dalle spalti. E condizionata da qualche decisione arbitrale insomma molto severa sia nei confronti nostri e anche onestamente nei confronti loro, perché ha combinato due espulsioni che si poteva anche evitare, perché onestamente la fase sembra più cattiva di quella che non era. E Poggiomonzi ha vinto secondo me meritatamente e con piuttosto frammentare diciamo, soprattutto nel secondo tempo, però il Teramo si è dimostrato una buona squadra, forse una delle migliori che ultimamente si è visto qua, e d'altra parte bene così, poi continua la sua strada, ha ripreso dopo la sosta, ha ripreso la sua marcia, speriamo che continui, guardiamo dove finirà.